Daniele Romualdi per Cilento Channel, mi trovo qui ad Agropoli presso Lido Tre Conchiglie in occasione dell'ultimo incontro che il candidato a sindaco Adamo Coppola tiene nei vari rioni della città con i propri cittadini. Sì, stasera il luogo è stato scelto non a caso, perché in questo periodo è un luogo simbolico, in quanto il ripascimento che sta avvenendo sulle spiagge del lungomare è in corso. Ed è bello per noi essere qui per vedere questa spiaggia del lungomare San Marco raddoppiata nelle dimensioni. E quindi questo è un segnale positivo per tutti i servizi di cui vogliamo parlare stasera, perché il servizio mare che noi offriamo ai turisti e ai cittadini della nostra città, certamente stasera per loro è un segnale positivo, perché oggi con questo servizio, con questa disponibilità maggiore di spazi, lanciamo una sfida al turismo sempre migliore per la nostra città. Come abbiamo detto in queste settimane di campagne elettorali, il lungomare San Marco non è interessato soltanto da questo intervento importante per quel che riguarda l'aspetto della balneazione, ma noi lo interesseremo anche per un ripensamento proprio del lungomare stesso, perché deve diventare nelle nostre idee il luogo della movida, il luogo del passeggio, il luogo dell'incontro, e quindi questo ci consentirà alla città di avere un posto dove potersi andare a divertire sostanzialmente. Quindi, e questo è dovuto, come abbiamo detto, alla possibilità di creare una viabilità alternativa al lungomare con l'intervento della stazione ferroviaria di cui abbiamo parlato, ma stasera ci vogliamo concentrare sui servizi. E quindi parleremo certamente di turismo, parleremo di commercio, parleremo di politiche sociali, parleremo di sicurezza, parleremo di queste cose che completano il nostro programma amministrativo e che quindi dobbiamo, come è giusto che sia, raccontare e presentare ai cittadini. Ma certamente l'emozione ci sta, perché una campagna elettorale di per sé è un'avventura emozionante e noi la viviamo nel modo giusto, con l'emozione che serve, con un pizzico di apprensione, ma con serenità, perché il lavoro fatto in questi anni credo debba essere assolutamente premiato, perché Agropoli in realtà è veramente cambiata e quindi ci aspettiamo una conferma da parte dei nostri cittadini per il lavoro fatto.